Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo il tutorial dello smokey viola che sto indossando, un trucco molto intenso che utilizzerò sicuramente per uscire una di queste sere del weekend di Halloween. Infatti, mentre sto registrando il video, è il 31 ottobre, per cui questa è la mia proposta per Halloween. Inoltre, qualche settimana fa su Facebook avevo postato la foto di uno smokey identico a questo e Anna, qua su YouTube, Anni Chic, mi aveva richiesto il tutorial di quello smokey, quindi ciao cara, questo è il tutorial. Alla fine del tutorial vero e proprio vedrete due finali per quanto riguarda il trucco delle labbra. In entrambi i casi molto leggero, in quanto con un trucco che è così intenso, di solito io abbino labbra molto soft. Per cui, insomma, seguite tutto il video e vedrete le mie due proposte. Per cui ragazze, questo è tutto, io adesso vi lascio al make-up tutorial vero e proprio, vi auguro uno splendido weekend di Halloween nel quale dovrete divertirvi e riposarvi, spero di fare altrettanto, e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video, ciao! Realizzerò questo make-up con la palette Smoked della Urban Decay. Ho già truccato il viso applicando il fondotinta di Neve Cosmetics mischiato alla crema idratante, ho idratato le mie labbra con la Kiko Night Balm, ho delineato le sopracciglia con il kit in polvere di Essence e come primer occhi ho utilizzato l'eyeshadow primer potion della Urban Decay. Il primo colore che vado a prelevare è Freestyle e lo applico sulla regione occipitale dell'occhio, per cui la parte alta che va fino al sopracciglio. Col pennellino lingua di gatto di neve prelevo ora Kinky e lo applico come illuminante appena al di sotto del sopracciglio, amalgamandolo col colore precedente. Prendo adesso la Perversion, la matita nera contenuta all'interno della palette, e con questa traccio una linea che va dall'angolo esterno dell'occhio fino alla metà della palpebra, sia sulla rima superiore che sulla rima ciliare inferiore, linea che vado poi a sfumare con un semplice cotton fioc, in modo da generare un'ombreggiatura dai contorni molto imprecisi, per cui contorni fumosi, che mi danno l'effetto smokey che voglio ottenere. Prendo ora Rockstar e, utilizzando di piatto il pennellino da ombretto, vado a ricoprire la matita precedentemente applicata e sfumata, amalgamando insieme i due colori. Prendo nuovamente Rockstar e con il pennello da ombretto lo applico su tutta la palpebra mobile. Dando una forma alata all'angolo esterno dell'occhio e unendo poi il tutto con la linea tracciata precedentemente sulla rima ciliare inferiore. Adesso prelevo Asphalt e con il pennellino 2.17 di MAC lo vado a spolverizzare sopra a Rockstar precedentemente applicato. Adesso con il pennellino 2.17 di MAC prelevo una puntina di Blackout e creo una linea sottilissima nella piega dell'occhio, che vado poi a sfumare prima con il pennello a penna di Neve Cosmetics e poi con il 224 di MAC in tutte le direzioni. Col pennellino lingua di gatto prelevo nuovamente Blackout e ricopro la linea inizialmente creata sulla rima ciliare superiore e inferiore. Adesso utilizzo Perversion come eyeliner, per cui vado su tutta la rima ciliare superiore e poi applico il truccolo di pupa nero nella rima interna dell'occhio, sia inferiore come vedete che superiore. Piego le mie ciglia, applico il mascara nero e spruzzo di neve fissante il pennello da correttore, applicando poi il fondotinta minerale di neve come appunto correttore sulla zona del contorno occhi, lavorando opportunamente il prodotto. Come blush utilizzo questo rosato della Mega Palette di Sephora, andando molto leggera sulle guance. E adesso veniamo ai due finali che vi propongo per quanto riguarda le labbra. Il primo è quello con Snob di MAC, un rosetto dal finish satin, rosa molto freddo, che vado a picchiettare sulle labbra. In ogni caso l'effetto che voglio ottenere è molto soft. E il primo finale è questo. Nel secondo caso utilizzo invece Please Me di MAC, un rossetto dal finish matte, anche lui piuttosto chiaro ma molto più rosa pesca, per cui molto più caldo. Lo prelevo di nuovo con il dito e lo picchietto sulle labbra. Anche qui voglio ottenere un effetto molto soft che vedete adesso.